Signor Presidente, autorità presenti, signori magistrati, carissime colleghe e carissimi colleghi, vi porto il saluto del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, insediatosi ufficialmente questa settimana, e quello dell'intera avvocatura milanese. In occasione dell'avvio dell'anno giudiziario rivolgo in primo luogo i miei saluti e l'augurio di buon lavoro al Presidente Vinci Guerra dello scorso anno a Milano, manifestandogli la disponibilità dell'avvocatura milanese a un sereno e leale confronto con la magistratura amministrativa nel solco di una tradizione ultradecennale che caratterizza da sempre i rapporti fra Foro Ambrosiano e giudici. Il mio augurio di buon lavoro va anche ai nuovi presidenti di sezione, dottoressa Russo, dottor Bignami e dottor Don Giovanni. Peraltro si tratta per questi ultimi di un ritorno a Milano. E a tutti i magistrati in servizio presso il TAR Lombardia, a quelli presenti in sede da tempo, a quelli di più recenti nomine, nonché al segretario generale, dottoressa Ondelli, ai direttori di sezione e a tutto il personale amministrativo, ai quali va altresì il ringraziamento di tutte le colleghe e di tutti i colleghi per la preziosa collaborazione. Il 2023 dovrebbe segnare il ritorno alla normalità, perlomeno tutto quello che noi auspichiamo dopo i difficili anni della pandemia, che dopo aver causato migliaia di morti anche nella nostra regione ha cambiato le nostre vite e inevitabilmente anche la nostra professione. E dopo le vicende legate ai conflitti internazionali che hanno impoverito le famiglie e messo a rischio decine di migliaia di aziende che costituiscono uno dei settori nevralgici del nostro paese. Lo scorso anno, per la prima volta dopo 37 anni, è diminuito il numero complessivo delle iscritte e degli iscritti agli ordini nazionali. Molte colleghe e molti colleghi, a fronte dell'incertezza della professione, hanno preferito abbandonarla, accedendo agli uffici della pubblica amministrazione, anche sfruttando le possibilità del PNRR o ad aziende private. Parimenti, e mi duole dirlo, è diminuito anche il numero dei praticanti e delle praticanti avvocato. Si tratta di un fenomeno che interessa l'intero territorio nazionale e tutti i settori, compreso quello del diritto amministrativo. Il minor appeal della professione è per i giovani, che a differenza delle professioni delle precedenti generazioni, puntano a un miglior bilanciamento fra vita personale e vita professionale. Ciò rende difficile per gli studi, grandi e piccoli, il reperimento di nuove importanti risorse. Con specifico riferimento al diritto amministrativo, almeno per quanto riguarda la realtà milanese, un po' un unicum, risulta una costante tendenza in essere da alcuni anni che vede anche gli avvocati amministrativisti concentrarsi in strutture medio-grandi, nazionali o internazionali. I cosiddetti studi tradizionali, composti da uno, due o tre avvocati, lasciano sempre più spazio a studi multidisciplinari in cui esistono dipartimenti di diritto amministrativo, in cui operano anche 15-20 professionisti, o studi dedicati unicamente al diritto amministrativo di analoghe dimensioni. Tale fenomeno appare almeno in parte legato alla progressiva costante diminuzione del contenzioso amministrativo. L'incremento dei ricorsi del 2022 in realtà è legato alle centinaia di impugnative promosse verso alcune delibere dell'ARERA a favore dell'attività stragiudiziale. L'Ordine degli Avvocati di Milano, nonostante il numero delle colleghe e dei colleghi amministrativisti sia percentualmente ridotto rispetto al totale degli iscritti, che ormai ha superato le 21.000 unità, è ben consapevole dell'importanza che essi hanno all'interno del foro. Per tale ragione, attraverso la nuova Commissione Giustizia Amministrativa, che verrà insediata nelle prossime settimane in collaborazione anche con la Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, SOLO, a cui il Presidente recentemente eletto, Josef Brigandì, vanno i miei migliori auguri per il nuovo mandato, l'Ordine potrà continuare a garantire l'attività di formazione e di aggiornamento di alto livello per gli avvocati milanesi, aperto non soltanto alle tematiche tradizionali che devono continuare a occupare uno spazio importante nell'attività formativa, cito ad esempio il nuovo codice dei contratti pubblici che entrerà in vigore, ma alle nuove competenze che dovranno costituire sempre più bagaglio necessario per l'esercizio della professione dei prossimi anni, il legal marketing, il business development. Il fondamentale ruolo che Solomon svolge
per la formazione dei colleghi milanesi e non verrà ulteriormente valorizzato nell'ambito del tavolo permanente con le associazioni, che costituisce una delle prime iniziative alle quali il Consiglio del Membro Istituto darà vita nelle prossime settimane, stante la ferma convinzione che le associazioni costituiscano elemento fondamentale, linfa vitale per l'avvocatura, e che le stesse debbano necessariamente interagire con le istituzioni forensi e in primis con l'ordine. Ciò premesso, non posso però nascondere le nostre perplessità per il paventato accentramento con decretazione d'urgenza di alcuni contenziosi avanti al TAR Lazio, già peraltro gravato da un carico importante, che non trova giustificazione. Perplessità peraltro già evidenziate sia dalle principali associazioni degli avvocati amministrativisti, in primis da UNAMA, e anche dall'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativisti. Devo altresì evidenziare, come peraltro già sottolineato dalla Presidente del CNF, l'Avvocata Maria Massi, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario avanti al Consiglio di Stato, come perduri l'eccessiva onerosità dell'accesso alla giustizia amministrativa in molte, troppe materie. Il contributo unificato, spesso privo di collegamento con il valore della causa, a differenza di quanto avviene per i procedimenti civili, viene infatti impropriamente utilizzato con finalità deflattive del contenzioso, il che ovviamente non può essere. Sempre a livello generale, confido che, come la mozione di UNA approvata dal Congresso Nazionale Forense di Lecce nell'ottobre del 2022, vengano costituiti presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale organi analoghi ai consigli giudiziari, in continuità con prassi virtuose già esistenti presso molti tribunali come il nostro. L'esperienza del tavolo tecnico, in essere da anni avanti al TAR per la Lombardia, costituisce infatti strumento prezioso di confronto fra giudici e avvocati, che auspichiamo possa proseguire anche nei prossimi anni. Proprio nell'ambito di questi tavoli, soprattutto durante il periodo più duro della pandemia, sono state sviluppate dinamiche condivise che avevano consentito di porre rimedio alle criticità del periodo emergenziale. Avrò l'onore e la responsabilità di presiedere per i prossimi 4 anni quello che è, e lo dico con una punta di orgoglio, un presidio dell'avvocatura essenziale per il nostro Paese. Milano infatti è una città naturalmente vocata all'internazionalizzazione e all'innovazione, cuore pulsante dell'economia nazionale aperta alle novità e ai cambiamenti. Sono certo che l'avvocatura milanese, nel suo complesso, mi riferisco alle colleghe e ai colleghi del Libero Foro e a quelli che operano presso le avvocature pubbliche, il cui contributo è assai rilevante, stante la vicinanza con le amministrazioni, saprà affrontare con coraggio i cambiamenti e le sfide, e che la stessa continuerà a fornire, come ha sempre fatto, il suo prezioso contributo per il buon andamento della giustizia amministrativa, che, per usare le parole del Presidente del Consiglio di Stato Magotto nel discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, costituisce essenziale presidio di legalità e guardiano dell'effettivo soddisfacimento degli interessi pubblici. Auguro a tutti voi un buon lavoro.